Affare Haaland, le cifre del trasferimento, chi ci ha guadagnato di più? È il 10 ottobre del 2022 quando il Manchester City ufficializza sui suoi canali l'acquisto di uno dei talenti più ricercati d'Europa, Erling Haaland. Il talento norvegese, dopo una super stagione al Borussia Dortmund, diventa oggetto del desiderio dei club più grandi del mondo. Ma i citizens sono i più repentini di tutti ad agguantarlo e ancora oggi i retroscena del suo trasferimento continuano a fare scalpore. Punto. Manchester City, il retroscena dell'affare Haaland. Il quotidiano Times ha riferito di essere entrato in possesso dei documenti ufficiali dell'operazione City Haaland. Il media inglese ha dichiarato che il club di Manchester ha pagato meno della clausola prevista di 75 milioni. Ma ha invece versato nelle casse del Dortmund soli 60. Alle spese del trasferimento tra i club si sono aggiunte quelle di procura. Dato che altri 40 milioni sono finiti nelle tasche dell'entourage del centravanti norvegese che sono stati suddivisi poi tra l'agenzia Sapiens S. appartenente al padre di Haaland, Alfie, e un'altra parte alle agenzie Ones Arle Tatica Sarl guidata da Rafaela Pimenta dopo la scomparsa di Mino Raiola. Virgola.